si tratta in qualche modo del rinnovo delle agevolazioni per coloro che vogliono sostare al parcheggio del Corvone. Noi abbiamo un osservatorio tempo e mobilità dove quasi tutti gli enti, che praticamente di persone che lavorano nel centro storico, hanno la possibilità di avere uno sconto del 42% qualora vogliono parcheggiare nel parcheggio del Corvone. Uno sconto quindi molto importante. Questa nuova convenzione durerà fino al 31 maggio 2013, quindi avrà una durata di oltre un anno rispetto ad oggi, e permetterà, il nostro obiettivo è quello di liberare la sosta rispetto alle zone, diciamo, di Viale Cesare Battisti, cioè praticamente della zona mare o più prossima al centro storico. È una cosa importante perché ovviamente le persone che devono andare a lavorare, che quindi lasciano la macchina per molte ore, piuttosto che occupare quella che è la sosta, la rotazione proprio attaccata al centro storico, qualora decidessero di andare a parcheggiare nel parcheggio in struttura, permetterebbero anche di lasciare più libera la sosta intorno al centro. E di utilizzare anche il parcheggio del Curvone, che è sicuramente un parcheggio in struttura dove ognuno avrà il proprio posto. E devo ricordare che per gli abbonati, cioè le persone che lasciano la macchina del Curvone, ci sarà anche il servizio di biciclette gratuite fornito da Pesaro Parcheggi, che permetterà di parcheggiare, di prendere la bicicletta e di raggiungere il proprio posto di lavoro. Un'altra novità che oggi presentiamo in questa conferenza è legata anche al servizio del carpooling, che amplia ulteriormente quello che è lo sconto per il parcheggio del Curvone, che dal 42% passa al 52% di sconto per chi fa il carpooling. Carpooling vuol dire che si presentano almeno 3 persone in uno stesso mezzo, anche questo nell'ottica di ridurre la quantità di auto che sono in circolazione. La novità è il sito, che chi vuole in qualche modo si può collegare al sito del Comune di Pesaro, nel sito della mobilità, poi c'è la voce carpooling, dove c'è la possibilità di iscriversi e quindi la possibilità di vedere, verificare chi più o meno compie lo stesso tragitto per andare a lavorare, e quindi anche mettere insieme diverse persone che anche non si conoscono e di condividere la macchina. Faccio un esempio: con tutto quello che costa oggi la benzina e comunque la crisi che c'è in giro, io penso che se i cittadini in qualche modo imparassero a utilizzare questo sistema, permetterebbe di muoversi insieme, che può anche essere un modo anche per socializzare, anche per incontrare nuove persone, ma anche per risparmiare e di ridurre anche l'inquinamento atmosferico. In passato le cose come sono andate? Il servizio per quello che riguarda la sosta al parcheggio del Curvone, sono diverse le persone che hanno aderito a questo tipo di iniziativa. Per quello che riguarda il carpooling, è sempre difficile misurarlo, perché in qualche modo le persone, è importante far capire ai cittadini quello che è il concetto del carpooling. Poi difficilmente magari le persone sono un po' anche restie a salire in macchina con qualcuno che non conoscono e quindi a iscriversi direttamente nel nostro servizio. Però io penso che sia importante continuare da parte dell'amministrazione a incentivare questo tipo di mobilità, anche se difficilmente riusciremo ad avere sotto controllo quella quantità di persone che poi realmente utilizzano questo sistema. Faccio un esempio: io prima lavoravo, ero un dipendente di un ente. E mi ricordo che alcune delle persone, ad esempio, che venivano da Fano, dopo saputo e presa quest'idea come una buona idea, facevano carpooling, ma ovviamente non lo comunicavano all'amministrazione perché già si conoscevano e non avevano bisogno di iscriversi nel sito del comune.